Ancora pochi giorni e la linea 6 metropolitana aprirà al pubblico. Da mercoledì 17 luglio le nuove stazioni che collegano la mostra d'oltremare a Piazza Municipio a quelle già esistenti di Mostra, Augusto, Lala e Mergellina si aggiungono le stazioni di Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio. Un percorso sotterraneo di circa 6 chilometri con un totale di 8 stazioni, percorribile in 13 minuti, che attraversa il quartiere di Fuorigrotta e la riviera di Chiaia, consentendo di raggiungere facilmente il lungomare del centro città. Apriremo martedì, e che quindi consentirà di mettere in servizio questa linea che ha avuto tanti travagli, una storia così complicata, e che finalmente restituiamo alla città. Si parte nei primi 2 mesi, come suggerito anche da Sfisa, con un orario estivo, quindi 7 giorni su 7, dalle 7:30 alle 15:30. In modo che poi il pomeriggio c'è la messa a punto. Un traguardo molto atteso che si realizza anche con la costruzione del nuovo deposito ferroviario di Via Campegna per la manutenzione e la sosta dei treni, fondamentale per garantire standard elevati di esercizio dell'intera linea. Il deposito occupa un'area di circa 110.000 metri quadrati nei pressi della stazione ferroviaria di Campi Flegrei ed è stato progettato con tecnologie all'avanguardia che mirano ad alti standard di sostenibilità ed efficienza energetica. È una svolta per la città e credo che sia chiaro per noi che a Napoli abbiamo quasi il 50% delle risorse impiegate in Italia, sia non soltanto un'opera che culmina tanti sforzi e tante energie profuse, ma soprattutto un orgoglio per molti dei nostri lavoratori. Al completamento delle stazioni della linea 6 seguirà il graduale inserimento di 22 nuovi treni realizzati da Hitachi Rail, progressivamente messi in servizio dal 2025 e che consentiranno al regime di assicurare una frequenza di 4 minuti e mezzo. Noi abbiamo 5 treni, quindi noi dobbiamo considerare che il percorso è un percorso breve. Il servizio ideale poi lo avremo con 6 treni nella prossima, diciamo, a partire dalla prossima estate. Significa riuscire a trasportare in una direzione o nell'altra 7.600 persone ogni ora. Avere una linea che avrà un ritmo di frequenza di 4 minuti e mezzo, quindi significa allinearci agli standard delle migliori città europee.